Hello there! Circa un mese fa la Dark Horse ha pubblicato Star Wars Rebels. Ovviamente non la serie che tutti conosciamo o dovremmo già conoscere bene, ma un compendium di storie brevi dedicate ai vari personaggi della serie. E sono qui per recensirlo brevemente senza spoiler per voi. Ciò che più ho apprezzato dell'opera in questione è che offrendo piccoli racconti autoconclusivi lascia spazio davvero a tutti i personaggi, partendo da Hera Syndulla per passare a Chopper e andando persino a toccare Kallus nel suo periodo al servizio dell'impero o fino anche a Resco e Grint, due ufficiali a dir poco secondari nella serie e ben poco approfonditi. Grazie a questa formula incontra l'interesse di ogni lettore, o almeno di ogni lettore interessato alla storia di Star Wars Rebels. Ma questo credo sia implicito per chiunque voglia impegnarsi nell'acquisto di un volume che conta 508 pagine ed è interamente dedicato a contesti inerenti alla serie animata. Condizioni che ovviamente mi includono nel target, perché chi mi conosce sa bene che Rebels è la mia serie preferita tra tutte quelle ambientate nella galassia lontana lontana. La varietà è poi una costante in tutto il contenuto, non solo nella scelta dei personaggi trattati, ma anche nei toni e nelle tematiche delle storie, così come nei disegni. I tre scrittori, Martin Fisher, Jeremy Barlow e Alec Worley, hanno infatti spaziato tra storie più spensierate e altre più intense che toccano diversi tipi di sensibilità. Nel mio caso, per esempio, sono stato colpito al cuore con grande sorpresa dalla ballata di 264 di Barlow, che racconta la storia di 264 a seguito della scena in cui viene buttato a terra dalla Ghost per un capriccio di invidia dell'adorabile quanto brutale Chopper. I disegni poi a loro volta sono opera di sei diversi artisti che si alternano, dunque un viaggio attraverso approcci molto differenti tra loro che in comune hanno per lo più un abbondante uso di colori senz'altro appropriati per richiamare le atmosfere della serie cui attingono. Per mio gusto personale, il lavoro di Ingo Rumling è quello più degno di nota perché è molto caratteristico e stilisticamente definito. Un approccio che preferisco ai disegni derivativi intenti a ricalcare troppo le forme dell'opera di riferimento. Insomma, è comunque senza dubbio un volume che fa davvero dell'assortimento la sua forza e che per questo credo nasconda almeno qualche perla per chiunque. Come unico requisito d'accesso, interesse e passione per Rebels e i suoi personaggi. È mandatorio, se questi elementi non vi appartengono dubito possa dirvi molto perché è proprio quello che troverete, ma se fanno per voi, non posso che consigliarvelo perché è davvero ricco e sfortunatamente per noi fan di Rebels esistono poche occasioni come questa. Dato che purtroppo i maledetti live action dettano legge, magari aumenteranno queste occasioni in seguito alle apparizioni live action dello Squadrone Phoenix. Prima di concludere, ci tengo a evidenziarvi quello che secondo me è stato il personaggio meglio valorizzato in tutto il volume, ovvero la mandaloriana Sabine Wren. Se penso al volume, infatti, messo da parte il mio amore per i droidi e dunque il coinvolgimento nella storia su 264, lei ha brillato davvero spesso e la quantità di accenni al suo passato vicino al Sole Nero e al suo vissuto tra la fuga di Mandalore e l'abbandono della vita criminale è senza precedenti, ve lo garantisco. Detto questo, spero che abbiate trovato apprezzabile la prima delle mie recensioni dedicate al mondo fumettistico della saga e notifico che in questo caso, parlando di lettura, io mi riferisco alla versione originale dell'opera e non alla pubblicazione italiana, che al momento non è disponibile. Quindi se siete interessati a questo compendium, ora è disponibile solo in inglese nella versione della Dark Horse, che ha i diritti di pubblicazione in USA e Canada, ma che è reperibile su varie piattaforme online. Ci tengo a precisare che non sto facendo pubblicità, sfortunatamente il video non è sponsorizzato e nemmeno monetizzabile, proprio come tutti gli altri, quindi i miei non sono che suggerimenti genuini dati dall'esperienza personale, da un appassionato ad altri appassionati. Al solito vi do appuntamento ai futuri contenuti pubblicati sul canale e alle live su Twitch, dove ci trovate con il nome Phoenix Tales, ovviamente un omaggio allo Squadrone Phoenix. Link in descrizione insieme a quelli per il supporto su Patreon e per il server Discord. Come sempre, che la forza sia con voi.